Signore e signori, come il primo video di calcio, torno a fare il Milan, torno a fare un po' spartita del Milan. Saluto Ciccio che non ha potuto fare il Milan a causa forte mal di gola, quindi sarebbe stato un video ignobile da parte sua, quindi lo faccio io. Parliamo della partita che si è appena conclusa al Marcantonio Rigamonti di Brescia, fra Brescia e Milan, l'ennesimo dei 3.000 derby lombardi che ci sono in Serie A quest'anno, ben quattro squadre lombarde quest'anno in Serie A. È stata una partita bella, godibile, combattuta fino all'ultimo istante e io sono una sentenza. Rebic un'altra volta l'ho lasciato in panchina e un'altra volta ha segnato. Io l'ho detto al 60esimo. Secondo me la decide Rebic, fatto che fu io non ho parole veramente, non ho parole. Perché ogni volta sì che in campionato ho vinto a tavolino perché quello che c'ho contro di me non ha messo la formazione, però in coppa per Dio, in coppa a quest'ora ero già in vantaggio, ho messo Leao, quella pippa immonda, li svincolo tutti e due all'asta, tutti e due li svincolo. Vabbè, partita bella comunque nel primo tempo, i padroni di casa infatti tengono testa al Milan con una prodezza di Joronen su Zlatan Ibrahimovic che poi si sbagliarono un gol clamoroso sempre nel primo tempo. E Donnarumma suoi, Donnarumma veramente ha fatto una partita clamorosa sotto tutti i punti di vista, ma proprio in generale davvero eccezionale, veramente. Ma veramente, poi mi è piaciuto molto il Brescia, mi è piaciuto moltissimo Sandro Tonali, dicono in molti che sia il nuovo Pirlo, ma io credo che sia più vicino al Demetriere, a Demetrio Albertini. Poi si è creata una sorta di sfida fra Torregrossa e Donnarumma. Il portiere del Milan però ha vinto questa sfida perché non ha fatto segnare sul cartellino dei marcatori appunto il buon Torregrossa. Il gol arriva al minuto numero 71 con Ante Rebic su diciamo mini assist di Ibrahimovic, però poi batte e ribatte in aria, riesce a metterla in rete, quindi un bocciato, bocciatissimo il buon Piontek, sì, Piontek, il buon Leao che è uscito al 55esimo per far spazio a Rebic che un'altra volta la decide. Chissà che questo Milan non abbia trovato la quadratura del cerchio, perché comunque c'è, ricordiamoci che il Milan ha vinto col Cagliari, mi pare, la prima del 2020, se non erro. Poi non mi ricordo quello che ha fatto in altre partite, poi ha vinto contro l'Udinese. È stato veramente un Milan veramente importante in questo momento della Serie A. Davvero una bella prestazione per la squadra di Milano. Inoltre ricordiamo anche la traversa sul cost to cost a 5 minuti dal termine di Hernandez, questo veramente un terzino favoloso, un terzino che ha ottimi margini di miglioramento ed è ancora molto molto giovane. Milan che con questa vittoria va a 31 punti, a più 1 sul Cagliari, quindi è pienamente in zona Europa League. Davvero eccezionale la prestazione da parte degli uomini di Stefano Pioli, che attenderanno domani la partita del Cagliari, che non avrà un compito semplice perché andrà a sfidare l'Inter a San Siro. La seconda squadra più vicina è il Parma a 28, che sfiderà l'Udinese in un incontro non facile ma nemmeno difficile. Quindi vedremo che cosa accadrà, se il Milan potrà riuscire a risalire la china. Per ora la zona Champions è a meno 7, ma la Roma ancora deve giocare il derby contro la Lazio. Vedremo che cosa accadrà. Ragazzi, ho concluso. Buonasera a tutti. Ci aspetta un gran weekend di sport, soprattutto di calcio. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.